Cari amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In questa puntata non sono sola perché incontreremo tante persone e incontriamo in primis il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano per parlare delle iniziative legate al Natale e per parlare in particolare di un evento che coinvolgerà i bambini, le associazioni, la scuola. Hanno rapito Babbo Natale, appuntamento il 17 dicembre. Sindaco, intanto una bella iniziativa che effettivamente chiama a raccolta tutta Roccadaspide. Ma noi come ogni anno programmiamo una parte finale degli eventi, quelli del periodo natalizio. Quest'anno devo dire grazie alla collaborazione un po' di tante associazioni, di tanti giovani, abbiamo immaginato in via sperimentale di mettere il castello al centro degli eventi appunto natalizi. Verranno coinvolti tutti i bambini in una caccia che vede il castello appunto al centro, ma tante altre cose con i doni natalizi che solitamente offriamo e quindi un modo per vivere il Natale ancora in maniera più intensa. Questo evento del 17 dicembre vede la partecipazione delle associazioni, della scuola, ma mi piace sottolineare anche l'impegno dei giovani che confluisce nel forum dei giovani. Proprio recentemente ci sono state le elezioni. Assolutamente sì, un ulteriore grande tassello direi che si va ad inserire nella serie del mondo dell'associazionismo, soprattutto giovanile, delle politiche giovanili, delle politiche sociali che questi nostri giovani stanno da tempo coltivando insieme a noi, insieme all'amministrazione comunale, attraverso appunto questa istituzione del foro, o meglio la reistituzione, perché era inoperativo da un po' di anni. Devo dire c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, tante idee, tanti progetti. Noi come sempre staremo vicini ai giovani, vicini alle associazioni e con loro stiamo veramente pensando di fare delle cose per un futuro non tanto poi lontano, che siano sempre utili a creare una socialità positiva, perché questo è il punto centrale della nostra azione politica, direi, prima che amministrativa: coinvolgere i giovani, rendere una partecipazione attiva costante dei giovani, perché dai giovani noi possiamo imparare tanto e loro direi anche possono fare un'esperienza che poi li porterà, spero, domani ad assurgere a classe dirigente di questo paese. Quindi questo è un altro elemento molto positivo che abbiamo finalmente, siamo riusciti a recuperare, e sono convinto che faranno bene perché c'è veramente tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Da piazza 20 settembre ci siamo spostati a piazza De Marco, luogo scelto non per caso, perché nelle scorse sere è stata inaugurata la panchina rossa per iniziativa anche dell'associazione Liberamente Donne, e accanto a me c'è Lisa Coviello, che è la presidente dell'associazione, che partecipa attivamente a questo importante e atteso appuntamento. Un modo, Lisa, per sottolineare l'importanza del Natale. Sì, dicembre è il mese un po' delle attese, dei doni, del calore della famiglia, ed è un periodo che si avvolge in un mix di una dolce malinconia, ma allo stesso tempo di tanta voglia di ritrovare la propria famiglia, i propri cari. Le città si adornano a festa con le loro lucine, i dolcini più belli tipici del Natale invadono le vetrine delle pasticcerie, ma soprattutto per i bambini è un momento magico, un momento tanto atteso, e per loro, nonostante la società continui a correre sempre di più e spronarli, diciamo, in un percorso consumistico, c'è da dire che la magia del Natale, quella vera, quella pura, quella antica, resta comunque sempre un gran capisaldo della loro infanzia. Infatti, come ben sappiamo, come vediamo attraverso gli occhi dei nostri bambini, l'attesa di un piccolo bambino che ogni 25 dicembre entra a far parte dei nostri presepi, e soprattutto la presenza importante di un dolce nonnino che abita in una terra sconosciuta e lontana insieme alle sue renne, che ogni 25 dicembre portano un dono tanto atteso, resta pur sempre una grande magia. E quindi quando si è presentata l'opportunità di realizzare una giornata tutta per loro, proprio basata
basata sul Natale, sui suoi personaggi e sull'enfasi che solo il Natale sa donare, era d'obbligo, ecco, attivarci e rendere un momento così particolare per i nostri bambini una giornata davvero importante che resterà con loro per sempre. Allora, siamo arrivati nell'atrio del castello di Rocca d'Aspida, una location spettacolare che ospiterà, appunto, come dicevamo, questa iniziativa alla ricerca di Babbo Natale il 17 dicembre. Accanto a me c'è la preside, la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Rocca d'Aspida, la dottoressa Rita Brenca. E allora, intanto ci piace sottolineare questa scuola sempre aperta al mondo circostante. Sì, deve essere così. La scuola si deve aprire al proprio territorio e conoscere tutte le sfumature del territorio in cui è ubicato strutturalmente, ovviamente, l'istituto comprensivo. E non a caso il nostro obiettivo, la nostra priorità è aprirsi a tutti gli stakeholders, tutte le agenzie del territorio, dall'amministrazione comunale nonché a tutte le associazioni come Liberamente Donti, alle associazioni sportive, per meglio entrare nell'ottica di appartenere a un territorio veramente bello e affascinante. Tra l'altro un territorio ricco di storia, come testimonia il maniero che abbiamo alle spalle. Eh sì, il nostro castello. Non a caso ultimamente ci siamo candidati per un PON sul patrimonio culturale e artistico del territorio di appartenenza, e quello che ho chiesto ovviamente alla famiglia che è proprietaria del castello di portarci a conoscenza di quello che è all'interno, di quello che è la storia del nostro territorio, e devo ringraziare la famiglia perché ci ha dato questa possibilità, ed i ragazzi, i bambini anche della scuola primaria erano entusiasti. Per la prima volta sono entrati nel castello e in tutte le chiese del territorio di Rocca d'Aspida per meglio comprendere quello che è la nostra, il nostro punto di partenza, la nostra origine, quindi è importantissimo. Partecipano attivamente all'iniziativa del 17 dicembre i ragazzi del Forum dei Giovani di Rocca d'Aspida, Forum dei Giovani che si è recentemente ricostituito. È stato eletto presidente Gabriele Antico, vicepresidente Alessio Mazzaro, e sono tutte e due accanto a me. E cominciamo proprio col dare la parola per farci illustrare le attività del forum al presidente Gabriele. Allora, vi siete, appunto, come dicevamo, costituiti da poco. Sì, buonasera. Ci siamo costituiti da ieri. Io vorrei soltanto ringraziare i ragazzi che erano presenti ieri in aula, ovviamente anche quelli che per svariati motivi non sono potuti venire. È solo questo. Poi il progetto lo illustrerà il mio caro amico Alessio. Vorrei soltanto incentivare altri ragazzi a far sempre più parte di noi, perché ovviamente più siamo meglio è, e come si dice, l'unità fa la forza. Allora, diamo dunque la parola ad Alessio, il vicepresidente, per farci illustrare, anche se credo che avremo anche in futuro occasione di parlare delle vostre attività. Ma qual è il vostro progetto, Alessio? Il nostro progetto, innanzitutto, è importante precisare come è nata, no? Sì. questa iniziativa. Noi ragazzi, chiacchierando così in modo tranquillo, ed essendo anche patriottici, no? Perché bisogna sottolineare questo dettaglio, abbiamo un attimino analizzato cosa si poteva fare per fare in modo che Rocca d'Aspida crescesse. Poi sono iniziative che partono da 2-3 persone che vengono poi diramate successivamente. Noi con Gabriele, con Luca Graziuso, che non è qui presente per svariati motivi, abbiamo presentato questa istanza al sindaco. Lui ci ha spiegato i vari processi da seguire per finalizzarla, fino a poi fare in modo che venisse questa lista presentata. Ieri è stato ufficializzato il forum, come presidente il mio caro amico Gabriele, e siamo felici, siamo entusiasti, e abbiamo anche fatto una piccola sfilata ieri sera, perché è giusto che sia così. Per quanto riguarda i programmi, diciamo che gli obiettivi fondamentali sono la riqualificazione del centro storico,
Iniziative che possano coinvolgere tutti i ragazzi, indipendentemente dalle generazioni, che si impegnino per promuovere iniziative sociali, culturali, didattiche, in sinergia anche magari con il mondo dell'istruzione. Obiettivi ambiziosi che denotano, come tu dicevi, un grande attaccamento a Rocca d'Aspide e anche una grande coesione tra di voi. Sì, una grande coesione. Come ribadivo in questi giorni, ragazzi, penso che la coesione sia la materia prima, no? L'unità, il sinergismo, la collaborazione creano un organo, quindi la forza, la determinazione, la lungimiranza fanno la differenza in questi organismi. Concludiamo il nostro fantastico viaggio all'interno del castello di Rocca d'Aspide, lo facciamo intanto con il padrone di casa, Maurizio Giuliani, che ringraziamo per l'ospitalità in questa occasione, ma naturalmente anche in occasione del 17 dicembre. Accanto a me c'è anche un profondo conoscitore ormai di Rocca d'Aspide, Giuseppe De Matteis, consigliere delegato allo sport. Tra l'altro ci eravamo salutati qualche settimana fa, Giuseppe, annunciando importanti novità per quanto riguarda la valorizzazione di Rocca d'Aspide, partendo dalla piazza e partendo dal castello. Assolutamente sì, è fondamentale, abbiamo una ricchezza fondamentale per il territorio di Rocca d'Aspide, che è la piazza e il castello, che è sopra la piazza, che sovrasta la città, che ovunque, diciamo, rappresenta l'elemento importante, a mio avviso, per questa città. Ecco perché sono contento oggi di essere qui, lo sono stato già nelle settimane precedenti, ho avuto l'onore di poter essere ospitato a casa dei proprietari del castello e devo aggiungere anche di sedermi al loro divano per poter dialogare, tra virgolette, di castello. Il castello è una risorsa turistica importante, il nostro impegno per il futuro prossimo, che ormai sta diventando recente, è quello di poter implementare, valorizzare una risorsa che sicuramente è una risorsa importante per il turismo locale. Insomma, si lavora per offrire occasioni di sport, di socializzazione ai giovani, ma in realtà a tutte le persone che risiedono qui a Rocca d'Aspide. In questo caso, con l'appuntamento del 17 dicembre, si punta in particolare ai bambini, ma questo, Giuseppe, denota questa grande attenzione verso tutte le fasce sociali di tutte le età. Assolutamente sì, l'ho detto sempre, lo sport è per tutte le età, lo sport è salute, è agonismo sicuramente, però è anche occasione d'incontro e sfruttiamo lo sport, quindi l'idea della caccia al tesoro, che in maniera specifica si chiama orienteering, anche se non lo svilupperemo proprio con tutti i dettagli essendo piccoli come l'orienteering, però lo sport consente, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Rocca d'Aspide, io la ringrazio sempre, la dirigente, perché non solo si mette a disposizione ma anche operativa tutti i giorni, ci sentiamo per l'organizzazione di questo evento, e dicevo, lo sport che diventa occasione per conoscere, e non è facile con i tempi attuali invitare i bambini a visitare, a incuriosirli di una realtà bella come quella che c'è qui a Rocca d'Aspide, quindi sfruttiamo lo sport perché lo sport diventi volano di cultura. Come sempre, Giuseppe, tantissime persone e tantissimi organismi, tanti attori sociali partecipano alle iniziative promosse. Sì, assolutamente, come ho detto prima, la scuola è il centro dell'organizzazione dell'evento, ma naturalmente devo ringraziare le associazioni che promuovono lo stesso evento, l'Associazione Movimento Sportivo dell'Aspide, il presidente Giuseppe Giuliano, e l'Associazione Liberamente Donne con la presidentessa Elisa Coviello, e naturalmente il comune di Rocca d'Aspide, che ha concesso il patrocinio, il sindaco ha ragionato insieme a me su tutti questi obiettivi da un punto di vista turistico, devo dire che è sempre presente, quindi il patrocinio del comune e dell'assessorato alla cultura, che ci sono stati vicini nell'organizzazione di questo evento, i padroni di casa, li abbiamo già nominati, veramente sono persone che ho avuto modo di conoscere in questi giorni, squisitissime, e al tempo stesso il ringraziamento in particolare va all'amico Giovanni Corrasi, che mi ha lanciato l'idea e mi ha chiesto di farmi promotore di questa idea, e io ho utilizzato il solito metodo, che è quello che si chiama squadra, cioè abbiamo attivato tutti questi gruppi che sono fondamentali alla realizzazione dell'evento, e in più alla fine, ma non alla fine perché senza il loro supporto non ci sarebbe stato l'evento, la Proloco, in particolare il presidente Molinaro e il socio Nunzio, che si sono messi a disposizione per i vestiti dell'epoca, e appena li ho chiamati, devo essere sincero, subito collaborativi, loro organizzavano grandi eventi da un punto di vista culturale qui nel centro storico, quindi li ringrazio proprio per la loro partecipazione e il loro supporto. E io
io ringrazio Giuseppe De Matteis, ringrazio naturalmente tutte le persone che abbiamo intervistato questa sera. In primis ringraziamo la famiglia Giuliani perché come sempre apre le sue porte al territorio. Rinnoviamo l'appuntamento dunque per il 17 dicembre a partire dalle 9 al castello di Rocca d'Aspide in piazza 20 settembre con la manifestazione Hanno rapito Babbo Natale. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Anelita Salerno per la collaborazione. A presto!